Buonasera. Ciao Desi, come stai? Mi fa sempre ridere questa cosa perché è abbastanza. Cioè, mi piace perché siamo sintonizzati, quindi è uno degli elementi che ce lo dimostra, diciamo così. Sappiamo già come stiamo, tra le altre cose. Sappiamo già come stiamo e va bene così. Ma allora, come al solito, intanto che ci scaldiamo e facciamo entrare un po' anche i più ritardatari, presento. Questo format presento me come è da un po' che non dico che faccio maleducato, presento prima me e poi l'ospite. Io Ma intanto magari mi sposto di stanza, visto che hanno finito di fare dei lavori, perché qui va ho un bene? sole in faccia, mi dà un fastidio. Va benissimo. A proposito di posizionamento, cambiamo stanza, anche questo è posizionamento. Allora, vado con le presentazioni. Io sono Marco Padura, sono il fondatore di A00, agenzia di branding, che ha avuto questa malsana idea di lanciare questo format che ormai c'è da un anno e mezzo, con, mi pare, contati male, un'ottantina di puntate, dove si parla di temi diversi con professionisti differenti, il più verticali possibili, in modo da avere un'esperienza di pregio, no? Avere qualcuno che è proprio uno specialista sul tema. Daisy, è arrivato il momento di presentare te. Daisy è una, intanto, vabbè, come professionista, diciamo, anche lei è una specialista di brand, ma lei è una brand strategist, potremmo dire, quindi una stratega di marca. Ovviamente la creatività è anche nel lavoro di Daisy, ma sicuramente è più forte la parte strategica, no? Tu sei una stratega pura. Sì. Ti passo la palla perché non so quanto ti vuoi presentare, perché tu hai anche tanti lati nascosti, che ogni tanto ho scoperto anche io in live alcuni, tipo l'ultima live avevo scoperto che avevi un passato da ballerina classica. Ah, non lo sapevi? Non lo Sì. sapevo. Poi vabbè, c'è la tua carriera scolastica, chiamiamola così, formativa, che ha dato anche degli aspetti, la tua moda, la tua fashion, eccetera. Però non voglio, come dire tutto io. Ti passo la parola, visto che ti conosci da quando sei nata, se hai qualche cosa da aggiungere. Ma no, penso che di tutta la parte che dobbiamo Grazie. fare oggi, che è la parte di posizionamento, sicuramente gli elementi che servono sono molto più legati a ciò che magari è il mio passato e presente anche di imprenditrice, perché diciamo il brand positioning all'interno di quello che è una strategia di marca o comunque di un lavoro di branding, 100% è tra le parti più strategiche appunto, ma anche più correlate al business. E Sì. penso che sia anche questa mancanza di focus, spesso quando si tratta questo argomento nel nostro mondo, fa sì anche che la parola o l'espressione brand positioning o posizionamento di marca in italiano sia molto fraintesa, sia utilizzata male. Quindi sicuramente oggi parliamo degli aspetti più legati alla parte di strategia e di business. Sperando comunque di non essere troppo noiosi, però comunque tutto quello che è branding è comunque sempre divertente dal mio punto di vista. Infatti, infatti. Parlando di posizionamento di cambio stanze, partirei subito con quella che è la definizione più comune o la più storica o la più accademica di quella che è il brand positioning, no? E tu sai, nel nostro settore, ma anche nel marketing, si dice spesso che il brand positioning è un vero e proprio ritaglio mentale, uno spazio mentale che è occupato da una certa marca nella mente dei suoi consumatori. Quindi a livello effettivamente occupa un luogo non fisico, però sì un luogo mentale. Sì. Penso che questa descrizione, o comunque questa interpretazione, quando non è molto supportata ed è solo detta così, sia anche parte del fraintendimento comune di quello che è il brand positioning, per quanto sia comunque una definizione appunto storica. Il primo che l'ha descritto in questo modo è stato Philip Kotler, e appunto riferendosi a ciò che è la progettazione dell'offerta e dell'immagine dell'azienda che si uniscono appunto per occupare questo spazio mentale. Perché trae in inganno questa definizione quando non è supportata da altre affermazioni o da altri concetti? Io penso che abbiamo scritto un articolo che vi consiglio nel nostro blog di Up00, che è appunto cosa non è il brand positioning, perché il brand positioning si confonde anche con altri concetti, quindi anche lì, quando andate a cercare un'agenzia o uno stratega o anche un creativo che dice: ah, io vi faccio il brand positioning, prima chiedetegli esattamente che
che cosa intende. E se vi dà questa definizione di Kotler, scavate più a fondo, perché può essere qualsiasi cosa e spesso non è quello che si cerca. Sì, Sicuramente. questo aggiungo una parentesi, no, ovviamente non è il caso solo del brand positioning, purtroppo i nostri termini tecnici, chiamiamoli così, non sono per forza tutti allineati tra detti e lavori. La confusione primaria c'è per esempio dalla parola brand stessa, brand letteralmente marchiatura, quindi è più marchio che marca, però in realtà oggi lo intendiamo più come marca, perché come marchio, preferiamo chiamarlo logo, per esempio. Quindi sicuramente c'è tanta, tanta confusione anche nel settore. Quindi è necessario fare anche questo disclaimer qua, ecco, mettiamola. Intanto Sì. saluto in chat tutti quelli che stanno scrivendo. Non siete timidi, siamo qua per voi. Quindi se avete domande, quant'altro, soprattutto imprenditori che hanno magari curiosità, ricordo soprattutto su Twitch. Sì, soprattutto su Twitch, che si possono anche acquisire punti canale partecipando, commentando e quant'altro. Quindi, ovviamente i punti canali servono fra le tante cose esclusive, anche a partecipare in modo più attivo e più, se vuoi, divertente, visto che questa oretta, se impariamo qualcosa ma ci divertiamo, non è male. Vai pure, Desi, scusami, ti ho interrotta. Quindi, rispetto a questa unione di ciò che l'azienda offre, ciò che la marca e l'immagine aziendale vuole comunicare nella mente del consumatore finale o del consumatore, che sia B2B o B2C, non importa, può essere il tuo cliente, può essere un'azienda, può essere un cliente finale, può essere l'importante è che tu l'abbia ben presente. Sicuramente questa definizione porta a associare il brand positioning ad altri concetti che però non c'entrano. E qui veniamo a che cosa non è il brand positioning prima di entrare magari a dare delle informazioni più pratiche rispetto a cosa si può fare quando si hanno problemi sul posizionamento. Lavoriamo Il per brand... esclusione. Come? Lavoriamo per esclusione. Sì, che è molto più semplice ogni tanto. Sicuramente il brand positioning non è la proposta di valore. Dove per proposta di valore dobbiamo pensare al brand canvas che si utilizza sempre più frequentemente nella creazione di aziende, anche di marche. Non è la proposta di valore, ma è un concetto che si avvicina moltissimo. La proposta di valore, infatti, tu sai che è il cuore centrale di quello che è una strategia di business ed è esattamente ciò che differenzia la tua offerta da quella, dei tuoi concorrenti o del tuo mercato. Quindi è la ragione d'essere dell'azienda, è la ragione d'acquisto. Si avvicina molto al brand positioning, però mancano alcuni elementi, che è per esempio la parte di immagine aziendale che non sempre rientra in un brand canvas, in un business canvas. E dobbiamo anche stare molto attenti quando leggiamo un business canvas, perché il business canvas in realtà non viene strutturato solo per la costruzione di tutta un'azienda. Se l'azienda lancia un nuovo prodotto, una nuova linea di prodotti, una nuova linea di servizi, si può fare un business canvas solo su quella linea lì. Quindi chiaramente se la tua marca ha un certo tipo di posizionamento, facciamo un esempio semplice e di moda che mi piace tantissimo, Versace. Se Versace lancia, ce l'ha già, ma se Versace, immaginiamoci, lancia la linea Bimby, è sicuramente una linea che non ha come magari colore base dei colori tenui, delicati. Magari sì, però ce la immaginiamo comunque con le loro fantasie in grande, con degli elementi che tu dici, ah sì, ok, questo è Versace. Quindi il posizionamento di marca non cambia, però se devo fare un business canvas legato solo a un'area specifica della mia azienda, è chiaro che la proposta di valore si discosta molto. Quindi molto attenti a non confondere la proposta di valore con il posizionamento. Poi un altro concetto che spesso viene confuso o utilizzato come sinonimo, che è forse anche più grave, è il brand strategy. La strategia di marca sicuramente ha all'interno di sé il brand positioning, è una delle cose più importanti, specialmente per le marche che ancora non esistono, però nel mondo reale, dove vengono lanciate marche con qualsiasi tipo di budget da parte degli imprenditori, in qualsiasi tipo di settore, spesso il posizionamento è già stato fatto dallo stesso imprenditore. Quindi, se tu chiedi una brand strategy e hai un posizionamento già forte, il tuo consulente o il tuo stratega deve già dirti: io non ti offro un brand positioning perché tu hai bisogno di una brand personality. Sì. Quindi, come andiamo a, lo dico in una maniera brutta, come andiamo a decorare la marca, come andiamo a renderla più umana?
che valori andiamo a inserire in più che rendano la marca più intrigante, più memorabile, più distintiva. Quindi brand strategy è il tutto quello che si fa all'interno di un lavoro di branding, che è la parte di riflessione, di pensiero, ed è anche ovviamente la parte che precede la fase creativa. Quindi il brand positioning è all'interno. Chiaro, chiaro, chiaro. È vero? I joined the group 15 years ago. Always. Sento, non so se, non lo so. Mi è partito un video. Ok, va bene, fantastico. Vai tranquilla. L'ultimo concetto che spesso si confonde è anche marketing, strategia di marketing. Sì. Non entriamo in è il marketing che contiene il branding o è il branding che contiene il marketing, perché sennò non usciamo più, dipende dalla filosofia aziendale. Poi noi ovviamente che siamo addetti ai lavori abbiamo la nostra visione, però ricordiamoci che tutto ciò che ha a che vedere il branding, e lo diciamo qui all'infinito, è il più possibile sempre verde, è eterno. Quindi se ben studiato, se non ci sono gravi cambiamenti nel mercato, il brand positioning è destinato a durare per molto tempo, mentre invece la strategia di marketing, per quanto ben fatta, è destinata a dover evolversi e cambiare, perché il marketing è appunto il ponte che permette alla marca di comunicare, di esprimersi attraverso strategie tattiche al consumatore, che può anche essere sempre quella la categoria che noi andiamo a cercare. E la puntata scorsa, penso che hai fatto con la direttrice marketing di Ringo, lo esprime perfettamente. Cioè, una marca nata negli anni 50-60, che puntava a un target infantile, ha sempre quel target, non è che adesso punta ai novantenni. È logico che parla sempre a un mondo infantile, però il mondo infantile cambia, cambiano le generazioni, quindi il marketing deve aggiornarsi in modo da rendere quel tipo di posizionamento sempre veritiero. Sempre attuale, sempre anche interessante, quindi chiaramente se sì, i gusti cambiano a secondi, però senza mai tradire il tuo posizionamento. E quindi qua torniamo al brand positioning. Esattamente. Posso andare avanti? Sì, certo. Io ti ascolterei per ore. Quindi all'interno del brand positioning, adesso che abbiamo scartato le cose che non sono, andiamo a vedere che cosa effettivamente dobbiamo considerare quando si lavora sulla parte di posizionamento di una marca, e per capire se una marca che per esempio è già attiva, e ci capitano tantissimi clienti che arrivano con marche e aziende importanti, già attive da anni, o anche startup di 5 anni, che ovviamente in 5 anni uno si crea tutto un parco clienti, ha una sorta di tutta una serie di relazioni, no? Quindi quando è necessario pensare di intervenire sul positioning e quando invece la marca ha solo bisogno di un rebranding che vada a puntare a livello strategico su magari la parte più emozionale che esprime la marca, ma non sul core che è il brand positioning. Dobbiamo valutare principalmente tre cose, avere consapevolezza di tre punti cardine che sono indispensabili, che sono il nostro cliente, quindi il mercato obiettivo, il target, i nostri concorrenti e i nostri punti di forza. Quindi, se pensiamo a delle intersezioni tra queste tre variabili, dobbiamo ovviamente arrivare a definire chiaramente, e in una maniera non di parte, ma in una maniera molto onesta, chi siamo noi? Quindi noi in questo mercato effettivamente stiamo apportando questo tipo di valore? Per esempio, se io ho un'azienda che produce macchine per altre macchine, sì? Sai, le classiche aziende dove io ho una fabbrica che produce macchinari industriali. Ho ovviamente una serie di concorrenti. In Italia abbiamo tantissime di queste aziende. Se io dico che il mio valore è: ah, ok, io produco macchinari. Ok, sì, però che cos'altro fai? Io produco altri macchinari 100% custom. Adesso sto sparando. Io produco macchinari nel minor tempo possibile. Quindi rispetto alla mia concorrenza, magari io produco macchine tessili. In tutto il mondo io sono tra i più veloci nel fornire ai miei clienti delle macchine che hanno bisogno. Però magari non sono totalmente customizzato. Magari riesco a farlo perché tante cose non sono totalmente personalizzabili. Quello invece magari che dice: no, io faccio tutto 100% personalizzabile, però non puoi aspettarti che io sia il più rapido, l'ingegnerizzazione ha bisogno di più tempo, bla bla bla. Quindi se la nostra offerta, quindi il chi siamo, è offrire macchine, produzione di macchine industriali nel minor tempo possibile, dobbiamo effettivamente essere certi che sia così.
Quindi ricordatevi sempre, abbiamo fatto anche una puntata dedicata, l'analisi della tua marca e della tua offerta deve essere comunque sempre fatta a priori, e chiunque persona venga a darti un consiglio, una consulenza o che metta le mani sulla tua marca, prima deve aver fatto un'analisi. Anche se tu ne hai già pagate 20, quella persona incaricata di fare il lavoro deve comunque fare l'analisi, e dobbiamo comunque accertarci che effettivamente quello che l'azienda e la sua proposta, quello che l'azienda promette, sia effettivamente compiuto e sia effettivamente realizzabile. Perché se no dobbiamo fare prima un lavoro aziendale per capire come ci rimettiamo in traiettoria, oppure per capire che cosa effettivamente, che valore effettivamente stiamo dando in più. Ci sono dei mercati in cui è molto chiaro, l'esempio che ho fatto è molto banale, però ci sono, specialmente se pensiamo alle marche di grande distribuzione o a marche anche di moda, settore consumer, sicuramente lì la differenziazione magari è un po' più sottile, perché per esempio anche solo le marche di moda, mondo lusso, quando tu vedi questi brand positioning con il classico arte cartesiano dove c'hai il prezzo da una parte e la magari il riconoscimento da parte del pubblico dall'altra, dove ti mettono nello stesso mappa Zara da una parte e Armani dall'altra, cioè sì, a livello accademico è giusto e sicuramente certo, però non mi sta dicendo nulla. Cioè, se stiamo lavorando sulla marca Armani dobbiamo considerare tutte le marche che ci ruotano attorno, quindi quelle che competono sullo stesso livello. Sicuramente non andremo a vedere il modello di business di Zara, la proposta di valore di Zara, andremo magari a vedere Gucci, Fendi, forse Hermès, ma per esempio è già un po' più in alto, quindi magari è già un'altra categoria, però ci siamo capiti. Quindi questo è fondamentale. E la comprensione del pubblico anche è cruciale. Spesso ci sono degli errori, specialmente quando si tratta di startup. Spesso non si hanno molti budget, un budget abbastanza sufficiente per andare a fare analisi di mercato estese, quindi magari ci si guida un po' a cuore. Nell'operatività dell'azienda si riesce ad arrivare a capire, beh, effettivamente però pensavo che il mio target avesse queste caratteristiche, scopro che il mio target ha delle caratteristiche diverse. Per esempio, nella nostra marca che è Muni Muni, qui, è una fabbrica di peluche. Sì, ricordiamo che non sei solo una consulente, sei anche un'imprenditrice, quindi sei da tutti e due i lati della meccanica, insomma. Sì, per esempio, non avevamo in mente che il nostro target ideale, visto che la nostra fabbrica è una fabbrica che ha processi industrializzati, ma è molto piccola, è una nicchia, quindi non possiamo andare a competere con il cinese che tira fuori 10.000 peluche al giorno, chiaro. Quindi dobbiamo puntare su valori di qualità, avere un prezzo anche un po' più alto. Noi sapevamo che il target a cui stavamo puntando, visto che io sono in Colombia, l'azienda è colombiana, dovesse puntare su un target un po' più sofisticato, che ha la capacità di acquisto più alta rispetto purtroppo alla media della classe media bassa colombiana. Abbiamo poi scoperto, visto che l'abbiamo fatto a cuore, visto che il budget era comunque ristretto, abbiamo poi scoperto nel mente che è vero, però c'è anche un target molto interessante che ci eravamo persi, che è di persone di classe sociale, ed è brutto dirlo, però purtroppo funziona così, media-bassa, quindi con ingressi economici bassi, che però fanno lo sforzo di acquisire un prodotto, specialmente per i propri figli, con un prezzo più alto rispetto al mercato, perché sono persone che, anche se in questo momento guadagnano di meno e hanno meno budget disponibile, sono persone colte, hanno studiato. Quindi tante di queste persone sono persone giovani, ma che hanno minimo una laurea, che se anche non vivono nelle aree di, diciamo, nei quartieri di classe media alta o alta, hanno comunque il desiderio di fare lo sforzo per comprare un prodotto di buona qualità, perché culturalmente hanno le basi per capire il valore e sono anche allineati al nostro stile, che è sicuramente uno stile che punta molto alla, diciamo, il nostro peluche è fatto in modo classico, perché noi non bordiamo nulla, la bocca è fatta con il filo, quindi la persona che fa e disegna la bocca con il filo deve essere un operaio specializzato, che abbia una certa vocazione alla bellezza, alla proporzione. Quasi un artigiano. Sì, esattamente, però unito magari a dei materiali diversi, quindi non utilizziamo solo la tela del peluche, utilizziamo tessuti che si usano nel mondo della moda, con colori più stravaganti, quindi che nella peluceria, specialmente qui, non si trovano. Quindi questo tipo di persona, anche se è un grande sacrificio comprare il nostro peluche, cerca di farlo perché culturalmente ha la base giusta. Quindi tutte queste cose possono succedere all'interno di uno studio di target. Bisogna progressivamente,
progressivamente che l'azienda va crescendo, investire sicuramente in ricerche di mercato dove si possa, chiedere sempre anche se hai, se avete una persona responsabile del marketing che lancia campagne in Facebook, chiedere sempre i risultati, ma i risultati estesi. Sì. Noi questa cosa ci siamo resi conto facendo pubblicità attraverso il pacchetto Instagram, quindi Facebook, quindi Facebook, Instagram, è uscito questo caso, abbiamo considerato, quindi questo è fondamentale. Sì. Ovviamente c'è una domanda. Sì, te la leggo io. Avchiara che chiede una domanda cattiva a te. Secondo te quali brand famosi hanno fatto un carente lavoro in questo senso? È cattiva più che altro è, come si dice, ti mette in una posizione scomoda. Però, non so, vedi tu, magari senza fare nomi o con esempio. Però stiamo parlando di un caso che non ha fatto, che adesso è molto famoso, magari ne parliamo dopo, di una birra americana che ha fatto un lavoro di marketing che è entrato proprio in una contrapposizione e il totale del proprio posizionamento. Quindi, visto che il posizionamento è anche molto delicato, le aziende non lo esprimono sempre. Uno, cioè, se non lavora all'interno di quell'azienda, non può dire, ah, il posizionamento è 100% questo, le mosse strategiche sono queste. Lo sappiamo per linee di massima, però difficile dirti, ah, guarda, questa azienda sicuramente ha fatto un flop solo per colpa del posizionamento. Però sì, ci sono aziende che fanno flop nell'interpretazione e nel rispetto del posizionamento, che è altrettanto grave. Tu, Marco, hai qualche idea? Tutto bloccato. Marco? Vabbè, spero che di essere ancora in linea. No, sono da sola. Vediamo se Marco rientra, intanto vado avanti io. Facciamo questo esempio, anzi no. Prima di fare questo esempio della birra di cui parlavo, continuerei sulla linea di che cosa è importante per definire il brand positioning. Quindi, prima cosa, la parte di target che abbiamo appena finito di indicare, la parte di che cosa offro io e poi logicamente la parte di quello che fa la mia concorrenza. Quindi studiare la concorrenza, fare un'analisi di ciò che i concorrenti vogliono o quello che loro dichiarano. Vediamo, sei saltata anche tu, vero? Sì, però io sono andata avanti a parlare, quindi... Ok, io scherzando dicevo, se per non rispondere ti eri inventata una scusa della linea, però in realtà sono caduto pure io, quindi... No, io ho visto solo me, quindi... Okay, no. Mi sa che stavolta, per la prima volta, è successo qualcosa a me, non so bene che cosa, ma l'importante è che andiamo avanti. Allora, prima di andare di approfondire la domanda cattiva di Chiara rispetto a questo esempio di mancanza di rispetto del brand positioning, volevo terminare l'ultima parte che manca, che è anche la più facilmente comprensibile. E se per caso sono saltata, ripeto molto velocemente, abbiamo visto brand positioning, che cosa ci serve per definirlo, avere molto chiaro chi siamo, cosa facciamo realmente, chi è e che cosa vuole specialmente, qual è il desiderio, l'insight del nostro target, veramente, non quello che ci immaginiamo. E l'ultima parte che mancava è appunto la nostra concorrenza. Sicuramente se la nostra concorrenza ha, e parlo per le startup che entrano in un mercato, se c'è un concorrente molto forte o molti concorrenti che puntano su un certo tipo di posizionamento, danno un certo tipo di valore, può essere una zona ritenuta rischiosa entrare dove effettivamente un certo tipo di target viene compiaciuto da un certo tipo di offerta già esistente. Questo non vuol dire che non succeda, però diciamo avere una reale conoscenza dei nostri concorrenti è fondamentale, dove abbiamo già fatto puntate, andate a vederle, è fondamentale capire chi sono i concorrenti diretti, chi sono i concorrenti indiretti. Perché se noi vediamo una mappa di posizionamento dove c'è Zara da una parte, Armani dall'altra, ripeto, può essere accademicamente corretto, ma non sono concorrenti. Quindi non vado a perdere tempo a studiare Zara se io sono Armani. O magari lo faccio, ma per capire una serie di tendenze, però non mi paragono a quello che sta facendo. Sicuro non sono i più diretti che andresti a studiare. No, siamo nello stesso settore, moda, però non vuol dire che condividiamo lo stesso mercato. Quindi sì, questa è la cosa più importante. Ho visto poi senza parlare, non so come dire, l'esperta sei tu, ma non è detto neanche che i benchmark da studiare, quindi neanche competitor diretti, ma punti di riferimento, debbano essere dello stesso
mercato. Se il brand va a soddisfare dei bisogni particolari che possono essere risolti con prodotti di settori differenti, il rischio può essere anche di dover dividere la fetta di potenziali clienti, di pubblico che andresti a soddisfare con determinati servizi o prodotti che vendi, magari potresti potenzialmente dividerli anche con qualcuno che è di un altro settore, ma e quindi farti rubare, fra virgolette, clienti anche da competitor che non sarebbero competitor. Quindi non è così facile individuare tutti i benchmark. Forse il competitor è un po' più facile, se non hai l'ego troppo grande, perché... Sì, sì, sicuramente, perché con una ricerca, anche se tu vendi B2B, mandi qualcuno, anche tu scrivi anonimamente, mandami per favore il catalogo dei tuoi prodotti, piuttosto che in alcuni casi è più semplice, in altri è più difficile, però diciamo che è tendenzialmente una delle prime cose prima di lanciare un'azienda o comunque la cultura aziendale di un'azienda già storica è comunque sempre diamo un'occhiata a quello che sta succedendo e quindi non è che la cosa di andare a vedere cosa fanno i miei concorrenti e per andare a copiarli, no, però serve ovviamente consapevolezza. Se io non sto attento, non osservo, chiaro che non sono consapevole, questo è un errore. Se non conosci il contesto, il mercato, non puoi andare a buttarti nel buio. Quindi conoscerli e studiarli non è per copiare, ma per sapere dove muoverti, certo. Sì, tante cose che dico suonano veramente brutte, però prendete la buona fede di quello che dico. C'è un commento di tu unica o tu unica? Leggilo, perché non riesco a leggerlo io. Dice, salve, buongiorno, uno dei grossi problemi qui in Italia è che non vogliamo fare squadra, team. Ognuno pensa a se stesso e non si rendono conto che ormai il mercato non è più quello degli anni 80-90, e cioè che basta fare solo un buon prodotto. Hai assolutamente ragione. E questo sicuramente si vede anche in un certo tipo di attività di marketing o in alcune modalità di concorrenza, dove certi settori o anche distretti industriali si rovinano purtroppo. Beh, prima di tutto perché il mercato è cambiato. Non solo noi siamo cambiati, il mercato è cambiato e non sempre in modo positivo. Alcuni mercati sono assolutamente non protetti neanche dalle leggi europee o nazionali, però diciamo che sì, sicuramente questa mancanza di visione del collettivo, purtroppo io che sono bergamasca di una zona tessile, purtroppo l'abbiamo vista ed è molto penalizzante. Chiara dice che c'ero solo io, mi dispiace tantissimo, vi siete beccati la ripetizione. E leggo anche l'ultimo commento, già che ci siamo così, finiamo i commenti, no Marco? Sì. Gunst dice, scusate se li leggo male. Gans, Quindi, questo tipo di analisi quindi permette anche di chiarire se quelli con cui notiamo siano pesciolini o siano squali. Sì, assolutamente. Quindi noi adesso stiamo trattando il tema di brand positioning che sta già all'interno del mondo strategico. Ricordatevi sempre che qualsiasi strategia vi vengono a proporre, non solo di branding, ma di qualsiasi settore, logistica, vi arriva la persona che si occupa, anche lì ci sarà qualcuno che si occupa di strategia o di pianificazione. Prima deve fare un'analisi, punto. Voi dovete avere le cose chiare, ma il fatto che voi le avete chiare non implica che una persona esperta di quel settore lì veda delle cose che voi non vediate, quindi assolutamente Sì. dobbiamo renderci conto di avere questa consapevolezza. Visto il commento su pesciolini e squali e acqua, se vogliamo, mi viene in mente anche le teorie del Blue Ocean, no? Sì. Le Vuoi raccontarle tu? Che secondo me è il tempismo perfetto per parlarne. strategie, la Blue Ocean non sono esperta del Allora, mondo aspetta, business. intanto intervengo dicendo che non si sente più dire, quindi anche per il pubblico, il Blue Ocean è una roba che, fra virgolette, era diventata di moda in un certo periodo, è comunque una tecnica attuale ancora, cioè attualissima, tranquillamente, però come tutte le mode, come adesso va il personal branding. Adesso su LinkedIn tutti che fanno personal branding. Il personal branding lo faceva anche il testimone di Geova o l'agente immobiliare che andava vestito in giacca e cravatta perché era necessario avere un certo dress code e quant'altro. Anche quello è personal branding. Poi oggi Bravissimo. ovviamente diventiamo sempre più bravi e quindi se tutti gli agenti si vestono in giacca e cravatta non sei più differente, non sei più non riesci più a distinguerti dalla massa e soprattutto non riesci a far vedere chi sei tu fra quella massa. Scusami, ti ho interrotto perché è un... È giusto? Ma infatti stavo giusto dicendo, Blue Ocean è una
un modo di fare strategia di business per startup o per aziende che si devono riposizionare, dove il parallelo è: cerco il mio oceano blu o il mio spazio disponibile nel mercato che ancora non sia sovrappopolato di sì. pesciolini, di squali, dal plankton alla orca. Quindi sì. cercare l'oceano blu e cercare quell'area di mercato vuota. Di fatto, anche se lo dico male perché non è la mia area di competenza, però magari il prossimo invito di Alexis può essere questo, perché noi comunque abbiamo uno stratega di business, vero? che si occupa, essendo ingegnere, di strategia di business, parte ovviamente economica, finanziaria, che sapete va sempre a braccetto. Però d'altronde è la formalizzazione di quello che abbiamo già detto. Quando noi facciamo un brand positioning guardando questi tre pilastri, andiamo comunque a cercare lo spazio che non è occupato dalla concorrenza, che credo che questa è la frase che poi ha ispirato sì. Gantz, che era il: se i miei concorrenti sono molto bravi in quell'area o in quella specifica competenza o in quel valore e io voglio entrare lì, non è che non succede, si può fare, puoi entrare, però sappi che è un rischio. Sì. Quindi sì, assolutamente. Infatti il contrario di Blue Ocean è praticamente l'Oceano Rosso, quindi rosso metaforicamente sangue, quindi tanti squali si mangiano fra di loro o comunque mangiano tutti i pesci che ci sono a disposizione. E quindi se tu ti butti lì dentro, o sei veramente pronto a combattere e sei sicuro di poter vincere, altrimenti ti conviene tatticamente trovare strategicamente un posizionamento più comodo, più libero, dove ci sono meno squali e quindi hai più pesci per te, mettiamola così. Leggo The Lord of London che mi mancava. E il settimo giorno Dio creò l'ingegnere, per fortuna. sì. Direi che c'è un'altra cosa che dobbiamo dire il brand positioning prima di arrivare alla parte pettegolezzo, che io amo la parte pettegolezzo nelle live. Diciamolo, pettegolezzo vuol dire case history, dove vediamo un caso reale accaduto di attualità e cerchiamo di commentarlo dal punto di vista del tema. Che è quello che ci ha anticipato Chiara, anche se non è un errore di posizionamento puro, un errore di interpretazione, direi. Quando abbiamo molto chiaro come vogliamo posizionarci, dove appunto, altra cosa molto importante, se voi avete queste tre aree molto chiare, avete studiato il target e ci sono, tutti conoscono il business canvas, che è un'altra di quelle tendenze di cui tu stavi parlando, come la Blue Ocean. Perché l'ho detto? Per le mode che entrano, ma non sì. passano, ma magari sono comunque attive, ancora validissime. Tutti conoscono quindi il business canvas, però non conoscono altri canvas che sono dello stesso autore, che sono molto interessanti per andare a studiare l'insight del target. Quindi quando voi avete chiaro tutta la vostra ricerca di target, tutta la vostra audit interna rispetto effettivamente alle vostre performance, per esempio siete molto forti nel servizio al cliente, va bene, andiamo, misuriamolo, mettiamoci in paragone, abbiamo i nostri dati, abbiamo anche le nostre visioni di espansione dell'azienda, quindi chi siamo ce l'abbiamo chiaro, abbiamo molto chiaro anche chi sono i nostri concorrenti, magari vediamo che quel concorrente che aveva quella specifica caratteristica sta magari soffrendo, quell'altro invece sta prosperando, quindi questo si collega di nuovo al target, perché magari il target ha cambiato necessità, anche tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, questo cambierà tantissimo i giochi in tantissimi settori, quindi abbiamo tutto questo chiaro. Quando dobbiamo cambiare il posizionamento e quando invece dobbiamo cambiare altre cose. Se tutto il posizionamento funziona e non è solo perché scrivo due o tre frasi in un'ora, mi sono fatta la mia ricerca che ho appena elencato e vedo che tutto funziona, allora posso stare tranquilla che il mio posizionamento va bene. Se però poi vedo che comunque la mia marca o la mia azienda può avere dei problemi e ancora non riesco a performare quello che vorrei, e non sono problemi legati a settori aziendali specifici, cioè non ho un problema in logistica, non ho un problema in produzione, non ho, allora quello che posso fare è avere sia a livello di marketing e di marca, magari io attraverso la mia immagine corporativa, attraverso il mio tone of voice, quindi la mia modalità, il mio registro linguistico in termini di comunicazione e di gestione dei social, magari lì in tutto questo aspetto c'è un gap, un vuoto
per il quale il mio posizionamento non è ben esplicitato, e quindi lì non è il problema del posizionamento, è il problema sì di strategia di marca, ma più spostato in termini di personality, brand values, quindi tutto ciò, tutto quel mondo evocativo ed emozionale che dovrebbe aiutarmi a trasferire il brand positioning in un modo al mio cliente, in un modo molto più umano, sentimentale, emozionale, magari è quello che mi sta mancando. Però questo non vuol dire che devi cambiare il tuo brand positioning, quindi state molto attenti, perché lo vediamo purtroppo spesso di persone anche in buona fede, consulenti, esperti, agenzie più o meno grandi, che propongono un cambio di brand positioning, però è molto delicato. Il lavoro che si deve fare per cambiare il posizionamento, ormai l'avete capito, ha a che fare molto intimamente con la strategia dell'azienda su tutti i reparti aziendali. Quindi non è semplice, fatelo. Se vedete che manca qualcosa, qualcosa ormai è un target che avevamo molto chiaro, ormai non esiste più per i cambi generazionali, allora lì sì, bisogna fare un cambio di posizionamento. Ma se solo la questione di la mia immagine, i miei valori non riescono a comunicare il mio target, e non riescono a comunicare, o magari comunicano il mio target, ma comunicano un posizionamento sbagliato, quindi comunicano i miei valori, i miei punti di forza in una maniera corretta, lì questo è un'altra cosa, non è positioning. È sempre strategia di branding, però ne parleremo un altro giorno. Ed è per quello che è importante non confonderli come sinonimi. Il brand positioning è una strategia di brand, quindi fa parte di brand strategy, ma non è vero il contrario. Quindi la brand strategy non è solo fare brand positioning. Può anche non toccare il brand positioning. Poi, per avere le cose molto chiare e per fare, diciamo, la prova del 9, esiste uno strumento che si chiama statement, dove lo statement è composto da dei paragrafi, e statement, così come dice la parola, non è altro che una dichiarazione. Quindi immaginatevi un testo scritto, non scritto per il pubblico, è uno strumento interno, quindi il cliente finale vede solo la parte manifestata di questo statement, non è che lo va a leggere, quindi che sia, deve essere sintetico, deve essere comprensibile. Quando avevo un professore di master, stratega di marketing, che diceva: se tu non riesci a scrivere quello che vuoi comunicare in un post-it o in una frase, vuol dire che questa big idea non è così big. Cioè, se devi usare tantissime parole per spiegare un concetto, per spiegare qual è il tuo valore, per spiegare la strategia, è troppo complicato. Quindi questo concetto, con questo mindset, vediamo come si scrive uno statement. Lo statement non è altro che la manifestazione scritta di tutte queste ricerche, di tutte queste decisioni prese previamente. Dico che è la prova del 9 perché intanto prima c'era un sole micidiale, adesso temporali, cioè il tempo qua è più psicopatico di me. Voilà, qua in teoria davano, è due giorni che danno l'allarme giallo a Milano lì per il meteo, sono uscito con il carro armato, tutto, per ora, ma facendo segno della croce, per ora non ha ancora piovuto. Io so che ho un caldo enorme. Sì, quindi questo statement, siccome è un testo interno e deve essere appunto descrittivo, sintetico, esplicativo, ha dei punti molto chiari a cui bisogna rispondere. E per convenzione questi punti sono: chi? Quindi a chi ci rivolgiamo? Breve descrizione del target e specialmente degli insight del target. L'insight è un concetto di marketing che si utilizza per descrivere il desiderio anche inconscio, quello che inconsciamente il target, il tuo pubblico obiettivo, cerca nel mercato e che tu devi soddisfare. Quindi descrizione del target, descrizione dell'azienda, quindi noi azienda siamo, chi siamo, quindi molto brevemente in che settore ci troviamo e che caratteristiche ha la nostra azienda. Poi che cosa diamo, quindi il benefit, ciò che andiamo a soddisfare. Quindi qui possiamo entrare più nello specifico di quello che è effettivamente la nostra proposta di valore. Qui sì, ci sta, se avete il business canvas, ci sta inserire in questa fase la proposta di valore. E poi l'ultimo punto è il perché. È molto importante nel branding, e effettivamente se ne parla sempre poco, è la reason why, quindi la ragione d'essere, il perché lo facciamo, che ha sicuramente dei valori più emotivi, legati magari anche alla fondazione della marca,
ma anche la ragione di perché io sto soddisfando proprio questa necessità del target, perché io ho questa competenza, perché io sono stato creato con questo tipo di visione. Quindi se riusciamo a rispondere e completare, diciamo, questo statement, questa dichiarazione scritta, possiamo dire che il nostro posizionamento è abbastanza chiaro. Ovviamente dobbiamo cercare di essere specifici e di essere molto critici. Cioè, se tu lo leggi e dici però questo potrebbe anche essere lo statement del mio concorrente, c'è qualcosa che non va. Per esempio, è difficile capire il posizionamento vero di alcune aziende, di alcune marche anche molto famose, senza approfondirlo particolarmente, perché ci sono alcune che competono con valori tanto simili che uno fa fatica a gestirle. Per esempio, stavo facendo una ricerca per questa live su Dior e su Chanel, perché se uno cerca e uno anche si immagina, se è appassionato di moda, ok, casa di lusso francese, dedicato alla qualità, al buon gusto. Cioè può essere una, così come può essere l'altra. L'heritage della marca Chanel è stata ovviamente fondata prima, perché Gabrielle Chanel ovviamente è anteriore a Christian Dior, si sono comunque conosciuti, però diciamo che hanno comunque una storia molto grande, particolare. Entrambe sono state fondate da due persone. All'inizio era chiaro che Christian Dior, sappiamo, faceva questi vestiti usando metri e metri e metri di tela, che nel dopoguerra era scandaloso un vestito di Dior per la quantità smisurata di tela. Mentre invece Chanel, al contrario, era quella che aveva liberato le donne dal corsetto, dalla classica forma a clessidra. Lei addirittura usava tantissimo nero, in un'epoca dove il nero erano solo le cameriere e le persone di servizio. Lei andava a teatro con un tubino, il classico little black dress, nero, quando tutte ancora le signore andavano col vestito lungo da sera, metri e metri di tela. Quindi all'inizio era chiaro, ma tu adesso vedi una collezione Dior, vedi una collezione Chanel, se sei appassionata le distingui. Se no, no. Quindi qual è il vero posizionamento? Sono sicura che loro ce l'hanno chiaro, però dall'esterno, se non si studiano approfonditamente tutte le loro aree, cosa fanno nei profumi, cosa fanno nelle borse. Per esempio Chanel a livello pelletteria si sta avvicinando molto con la scalata di prezzi assurda che hanno, si sta avvicinando molto al modello di vendita di Hermès. Quindi io credo che a livello di posizionamento Hermès Chanel sta cercando di avvicinarsi a un lusso se non silenzioso, un lusso selettivo, dove la marca che dice chi può comprare non lascia più solo bene, selezione naturale, hai 5.000 euro, ti compri la borsa, se no no, è Chanel che sta andando a quel punto lì. Infatti hanno cominciato a immettere anche non solo questi aumenti costanti di prezzo, ma hanno anche cominciato a mettere le politiche. Una singola persona non può comprare più di tot borse Chanel l'anno. Per politica si sta avvicinando Hermès, che è estremamente selettivo. Dior invece no, ha i suoi aumenti di prezzo, però continua a essere più accessibile. Quindi vai tu a capire che cosa effettivamente le marche, che strategia hanno a lungo termine. Poi più il settore è di lusso, più fai fatica a decifrare la strategia, perché si muovono con delle strategie a lungo termine pazzesche. Hanno i tempi anche della reazione di un'azienda, dipende dal mercato in cui tu stai. Desi, ti faccio una domanda io cattiva. Perché ne ho parlato, cioè potrebbe sembrare a un imprenditore che si occupa di altro che il posizionamento sia interessante, efficace, utile solo a brand di lusso, moda o comunque quella nicchia lì. Ma uno che fa cavatappi, per esempio? Uno che fa cavatappi avrà comunque un target che decide di comprarsi il cavatappi a 5 euro, che decide di comprarsi cavatappi di 100, 150, 200. Ha comunque dei concorrenti, e specialmente se non produce in Cina, o anche se produce in Cina ma ha un livello di qualità diverso, deve farsi un certo tipo di domanda. In che canale entro, per esempio? Perché una cosa è se il mio cavatappi è 2, 3, 4, faccio degli esempi, non so quanto costa un cavatappi, però una cosa è un prodotto di largo consumo, una cosa un prodotto più sofisticato, un prodotto più costoso, il top di gamma. Quindi tutte le aziende hanno gli stessi problemi e hanno ovviamente le stesse radici, le stesse fondamenta, su perché poi tutte più o meno possono incappare negli stessi problemi, che sono appunto il chi siamo, che cosa facciamo, il mio target, chi è, che cosa vuole,
come lo soddisfo rispetto specialmente alla mia concorrenza. Quindi mi dispiace, io faccio sempre questi esempi molto lusso, ma perché sono appassionata. Però è chiaro che vale valido per tutte le aziende. Chiaro, quindi anche dimensioni, mercati, tutto. Sì, sì, assolutamente. E comunque, poi magari ci sono dei settori talmente innovativi, lo vedo qui in Colombia, dove tutti i mercati sono in fermento, c'è un clima, beh, adesso un po' diverso per una questione politica, però il clima generalmente a livello rispetto al mondo europeo è di crescita, non è di stagnazione. La nostra generazione, noi millennial, siamo abituati alla stagnazione italiana, europea, dal 2008 praticamente, qui no. Quindi in un mercato così giovane, dinamico, dove mancano tante cose, tante aziende hanno molto successo senza neanche occuparsi tanto della strategia, perché magari entrano in un mercato, sono sole o hanno due concorrenti, e quindi c'è molta più libertà rispetto a quello che sono questi discorsi strategici. Ovviamente penso che sia comunque meglio e opportuno fare un ragionamento strategico preventivo, perché puoi non avere concorrenti adesso, ma un giorno prima o poi ce li hai, e specialmente in un mercato dinamico dove il giorno dopo tutti ti stanno già copiando, che quello è il problema del mercato dinamico, mentre invece il mercato europeo del primo mondo, perché anche gli Stati Uniti, per quanto siano forse un po' più dinamici in certi settori, hanno comunque una grande concorrenza, una saturazione generale dei mercati. Lì sì, è molto più delicato, perché bisogna capire poi dove investo, come investo e che risultati mi aspetto. Se la base è chiara, allora anche tutto il resto che viene è chiaro. Chiaro. Perché poi qual è il problema principale? E mi ricollego alla domanda di Chiara, dove magari adesso così su due piedi è anche un po' brutto parlare di... Mi è venuto in mente qualcosa, però non sono convintissima. Quindi dirti, no, questa azienda ha cannato totalmente posizionamento di base, una cosa grande da dire, però sì, adesso ti faccio l'esempio pettegolezzo di questa azienda che ha tradito il suo posizionamento in una maniera anche abbastanza chiara e ha avuto dei risultati pessimi, che è? Budweiser. Mi pare che Budweiser. Questa birra americana... Vado a spiare, vado a vedere se ho ragione. Sì, perché mi sto confondendo, però adesso è tendenza, anche se siete sulle reti sociali e siete interessati al marketing, sicuramente vi sono arrivati i contenuti di questa notizia. È questa birra statunitense che si rivolge allo statunitense medio, diciamo, che io penso che avrà un livello di prezzi normali, è la classica birra da supermercato, diciamo. Però rivolta a, noi abbiamo l'italiano medio, loro sono rivolti appunto allo statunitense medio, prevalentemente uomo, infatti è sufficiente vedere anche solo la comunicazione, il marchio partendo da lì, ha dei linguaggi molto, molto maschili. Hanno deciso di creare una campagna dove non è solo una campagna di marketing, ma hanno creato proprio una birra con un pack, in omaggio, come si dice, capito la parola che vuoi dire ma non mi viene, tipo per celebrare, sì, era una birra celebrativa con un pack celebrativo di una donna trans che è diventata particolarmente famosa, è statunitense e lei viene chiamata, per esempio mi sembra che sia stata chiamata da Nike, è stata addirittura chiamata per fare pubblicità di assorbenti interni, una donna trans. E quindi loro hanno deciso, visto che è stata anche, non mi ricordo a quale rivista chiamata donna dell'anno, hanno deciso di fare questa birra celebrativa. E ovviamente è stato un disastro totale, direttrice marketing licenziata in tronco. E anche lì, adesso stanno cercando di capire se è vero, perché ho letto una notizia ma non ho confermato con altre notizie, stanno cercando di capire i direttivi o gli esecutivi che hanno... scelto questa direttrice marketing, se licenziarli o meno, perché la polemica è assurda. Stiamo sicuramente andando a parlare, è anche bello, una birra celebrativa di una persona che ha sofferto sicuramente molto nel suo processo di transizione, vuole celebrare questa donna, però il target è il classico target che dice lei non è una donna, sembra una donna ma non lo è, e quindi il caos. La direttrice marketing era una donna biologica, femminista, totalmente vocata a questo tipo di cause. Io penso, mia umile opinione, che se tu sei
una marca rivolta allo statunitense medio, immaginatevi la persona del film, anche un po' magari bigotta, che ancora lo statunitense poi medio ha ancora a livello di target, non lo dico per cattiveria, cioè mi piacciono tantissimo gli statunitensi, però ha ancora molte, una credenza religiosa quasi bigotta purtroppo, sono sì, molto chiusi, non dovete pensare al cittadino newyorkese, pensate entroterra, magari sud, dove gli uomini fanno cose da uomini, le donne si trovano con le donne, fanno il barbecue in giardino, ognuno si porta le sue birre, quello è il target. Più stereotipato, diciamo, meno... Il classico statunitense stereotipato, che però ovviamente esiste con diverse sfumature, ma ancora esiste, che è il target principale di questa birra. Quindi prima di pensare di cambiare target, dove addirittura io penso che ormai la birra è talmente storica che non riescono a cambiare target, è meglio che creino addirittura una nuova marca con un posizionamento diverso, scollegate, unite solo a livello aziendale, però come fai una campagna di questo tipo indirizzata a quel tipo di target che già è indisposto, perché sono queste persone che odiano la teoria di genere a priori, ancora non riescono a superare molto l'omofobia, alcuni magari sono ancora un po' razzisti, quindi come andiamo a fare una roba del genere, ma poi specialmente come andiamo a prendere una direttrice marketing così ampie vedute, con questo credo così forte, senza prima accertarci che lei effettivamente ha capito il target e desidera lavorare con questo tipo di target, perché purtroppo se quello è il posizionamento è l'azienda, sì, l'azienda potrà anche essere brutta e cattiva, però dà lavoro a un sacco di persone. Le aziende sono importanti, quindi prima di dire no, faccio questa campagna di marketing perché è giusta e non mi interessa se il target mio se la prende male, cioè pensiamoci anche a tutte le ripercussioni che ha questo tipo di decisione, perché in borsa hanno avuto delle perdite assurde, dove vabbè, il mondo della borsa è vincolato a un certo tipo di persone, però mi immagino se devono, se veramente hanno una crisi grave, perché stanno facendo scioperi, non stanno comprando tutta la gamma delle loro birre, cioè nei supermercati sono pieni di tutte le loro birre, perché loro hanno anche lì diverse linee di prodotto, non le vogliono più comprare, rimangono lì, cominciano i licenziamenti, queste sono persone vere che non hanno colpa e che si trovano in mezzo ad una decisione sbagliata, per quanto magari la motivazione di fondo fosse molto nobile, anche bella, capito? Sì, certo. Questo è il gossip del giorno. Sì, un'altra domanda. Sì, c'è Tunica che scrive... Come mai gli artigiani italiani e stiliste con tutti i social e le tecnologie odierne ancora non si rendono conto di quanto finora detto? Allora, adesso del settore, però, cioè, io aprirei anche, nel senso, con i social e la tecnologia che c'è, anche l'intelligenza artificiale sta aprendo gli occhi a tante aziende che nemmeno fanno content sui social, che hanno ancora siti non siti. Cioè le basi mancano a tantissime realtà. Un'altra provocazione che volevo farti, Desi, poi ti faccio rispondere perché la domanda era per te, ed è giusto così. Anche il classico, il nostro settore è fatto così, facciamo tutti così, quindi non ci serve un posizionamento, perché tanto si è sempre fatto così e siamo fatti così. Anche lì sarebbe interessante farci due note, però voglio prima, come dire, non voglio rubare la domanda a Tunica, rispondiamo a lui. Penso che si leghi con la tua domanda. Alla fine, se siamo onesti, guardiamo le statistiche, per quando ogni giorno escano statistiche, una dice una cosa, l'altra dice il contrario, però l'Italia è comunque un paese dove il salto di classe sociale è difficile. Questo vuol dire che se nasci operaio in una famiglia operaia è molto probabile che tu muoia operaio e i tuoi figli anche. O comunque se anche c'è un salto accademico, il livello di ingresso è difficile riuscire a cambiarlo. Insomma, arricchirsi è difficile, così come anche le persone benestanti, difficilmente la famiglia si va impoverendo drasticamente. Ci sono ovviamente casi, sia da un lato che nell'altro, però statisticamente si dice che in Italia questo ascensore sociale sia particolarmente lento o difficile da gestire. Sì. Questo ci indica anche che noi abbiamo ancora un certo tipo di tradizione che è importantissima. Quindi ci sono famiglie di artigiani che si tramandano il lavoro da generazioni e generazioni, distretti industriali che lo fanno. È bellissimo perché la nostra essenza, la nostra italianità, cioè una delle poche nazioni al mondo, se non l'unica, dove ogni città, ogni provincia ha una forma di parlare diversa, accenti diversi,
costumi diversi, tradizioni diverse e anche logicamente tradizioni economiche totalmente diverse. Questo è molto bello, però se non riusciamo a modernizzarci, a capire che dobbiamo cominciare a gestire diversamente da come i nostri genitori, i nostri antenati gestivano la stessa azienda familiare, faremo molta più fatica. Sicuramente se avessimo più appoggio da gruppi grandi, io vedo per esempio il video che mi è partito prima era di LVMH, il gruppo sta dando un certificato, quindi sono iscritta al certificato, ho lasciato aperta la pagina, mi è partito uno dei loro video, è un gruppo francese, celebre nel mondo del lusso, scusate se torno di nuovo nel mondo del lusso, però si operano tantissimo per start-up. Per progetti sostenibili, cercano di cambiare attivamente un mercato e quello è parte anche patrimonio francese. Quindi sicuramente loro, anche a livello statale, nazionale, avranno degli incentivi nel continuare a farlo, riceveranno degli appoggi. Non penso che sia solo la famiglia celebre del gruppo a mettere tutte le risorse. Che bello sarebbe se potessimo farlo anche noi, ma non in classico modo all'italiana, fatto un po' così, con i soliti quattro raccomandati, ma unirci veramente proprio dalle basi, magari da quelle persone, da quelle famiglie più grandi e storiche che hanno fatto la storia del dopoguerra economico italiano. Che bello se potessero fare anche loro attività del genere e spingerle di più, perché sono sicura che già ci sono. Però se non riusciamo a entrarne, esserne consapevoli, conoscerle e ovviamente aiutare a propagarle, è come se non esistessero purtroppo. Quindi questo è quello che vedo dall'estero. Del mondo italiano, penso che sia una serie di vantaggi che abbiamo, molto belli, che però non riusciamo a modernizzare, non solo per colpa del singolo, ma anche colpa del panorama. Ecco. Sì, spesso il contesto è anche il principale colpevole, diciamo, vero? Che tra l'altro mi fa venire in mente l'altra domanda che ti avevo fatto, appunto proprio sul contesto. Quindi ci capita spesso di avere, soprattutto nel B2B, clienti che siano che fino a quel momento lì erano omologati perché il settore è così, è fatto così, il linguaggio è questo, si parla in questo modo, si punta su questo. Eppure le opportunità appunto sono tante, quindi non bisogna farsi accecare dal contesto, spesso l'opportunità viene proprio fuori da quelle situazioni. Anzi, forse è proprio più facile distinguersi quando il contesto ha omologato un settore, perché chiaramente sei la pecora nera. Sì, assolutamente, però ci vuole coraggio. Cioè, lo vediamo anche nei nostri clienti, che è veramente difficile il panorama, comunque un panorama che per quanto possa star crescendo l'economia italiana, cresce comunque poco rispetto ad altri paesi del mondo, il rischio è alto. Poi guarda rispetto a qui la burocrazia italiana, i colombiani si lamentano della burocrazia, non sanno cosa sia la burocrazia. Gli imprenditori nostri devono. Poi più diventano grandi, più ovviamente hanno persone, delegano, però un'azienda non può, e qui sì è polemica, non puoi avere come imprenditore il 70-80% delle tue energie e della tua attenzione focalizzate su cavolate fiscali, perché non si capisce niente, perché neanche il tuo commercialista capisce che cosa devi fare o no. O anche solo un salone di parrucchieri, che mio fratello ha un salone di parrucchiere. Il caos, perché vai, chiedi tutte le autorizzazioni, poi chiedi le specifiche di certe cose che devono essere gestite al comune, il comune non ne sa niente, poi il giorno stesso che apri ti arriva il vigile, ti fa la multa perché questo, questo, quell'altro. Quindi c'è qualcuno che ha l'informazione, altri no, e l'imprenditore italiano occupa, spende tantissimo tempo in cose che non sono giuste, però dovrebbero essere chiare, e così anche logicamente lo stesso imprenditore è più incentivato a produrre, a migliorarsi, a cercare alternative. Purtroppo, e lo dico da imprenditrice, anche se è brutto in questo clima di dove tutti vogliamo essere perfettini, politically correct, un imprenditore non si fa lo sbattimento di avere a carico persone, la responsabilità delle persone, delle loro famiglie, perché se tu stai pagando una persona, poi la conosci, ha delle necessità. Tutte le altre, ovviamente, l'azienda ha un ruolo anche nel mercato, quindi tutto il tema sostenibilità, ok, cosa facciamo per operare senza peggiorare un certo tipo di cosa? Certi imprenditori hanno tutta la buona volontà, però poi si schiantano con la realtà, che è una realtà che
che è anti-imprenditoriale e alla fine per lavorare ore, fine settimana, festivi, Natale, Capodanno, per cosa? Guadagnare niente? Non è logicamente il clima giusto per incentivare l'imprenditorialità e sicuramente anche l'imprenditore, che è imprenditore della generazione che è più fortunato di quello che, come me, viene da un'estrazione sociale totalmente diversa, sicuramente un culturalmente più avvantaggiato, però pure lui dice perché? Perché devo farmi lo sbattimento extra. E così è come pian piano cominciamo a catena a rimanere indietro rispetto al resto del mondo. È peccato perché il nostro paese è bellissimo, abbiamo tanto culturalmente, ma noi stessi siamo persone diverse rispetto al francese, al tedesco, alla statunitense, e non riusciamo, anche perché non ci uniamo, a tirar fuori il meglio di noi. Sì, sì, sì. Allora, se nel frattempo si è fatta, come quando ci si diverte, il tempo vola, si è fatta l'oretta, quindi direi che se non ci sono altre domande andiamo in chiusura. Desi, intanto ti ringrazio, ringrazio tutta la chat e tutti i presenti per la compagnia e questa chiacchierata informale, come al solito sapete che questo format è molto comodo, diciamo, rilassato. Possiamo parlare di tutto, ma ovviamente sempre cercando di restare in tema branding. È stato cambio di location, temporali, quindi scusate. Fulmine saette. Sì, sì, sì. Esatto, se volevamo calcolare la tua, come dire, la tua prestazione sotto stress da elementi esterni, sei stata bravissima. Grazie, però scusate per gli inconvenienti, bruttissimo. No, figurati. Gli elementi disturbatori, diciamo, c'erano tutti oggi. Grazie di nuovo a tutti, grazie Desi, come al solito. Ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao.